Buongiorno ragazzi, siamo qui alle 7 del mattino con Pasquale, appassionato di politica nazionale. Appassionato, ma io non sono appassionato, sinceramente a me la politica mi fa veramente, seriamente molto schifo, non scherziamo. Di nuovi episodi accaduto in Italia alla Camera, Pasquale. È solo... i grillini. Sono come beghe condominiali quelle là, no? Senza senso. Pasquale, molto svegliato, si è preso il caffè, eh? Certo, avranno un po' esagerato. Gli M5S, non mi piace chiamarli grillini, non mi piace proprio questo termine grillini. Troppo generico, M5S. Che hanno anche criticato, diciamo. Perché loro certo, non volevano far passare il decreto sull'IMU. Fino a mo non c'era una vera opposizione. Loro pensano di fare opposizione sbagliando, perché giustamente non sanno come si fa l'opposizione, stanno sbagliando. E si sono pigliati i fascisti, si hanno pigliati gli squadristi, si hanno pigliati questi, si hanno pigliati quello. Però l'unica cosa vera, il potere tranquillamente. Che la Presidente della Camera si può solo dimettere, poi. Anzi, no, è un... Ma se Pasquale si dimette, quello stipendio si vanno a dimettere. No, ma spero nella buona fede di questa persona. Buona fede. Ma una storia, una bella storia alle spalle, non... perché... Vabbè, aiuto, sì. Ho collaborato pure anche con loro. Come? A Boldrini. Una brava persona per me, però ma la combinata grossa, la combinata proprio grossa, cosa insomma. Basta la spazzatina, passa il tempo, noi chiudiamo qua e chiudiamo la prossima data con Pasquale, il panettiere, sempre comprare il pane da Pasquale, giù alla Marina, via, arsa e cuppa. Terza traversa, deriva. Olè.